Sì, certo, anche tu puoi avere la tua soddisfazione. Gioca a football americano, vieni a giocare con noi, vieni nella nostra squadra e vedrai che le soddisfazioni non mancheranno. Benvenuti alla quinta puntata di A Come Angels. Oggi gli Angels Pesaro sono a Roma per giocarsi l'acquisto dei playoff. Forza Angels! Allora, è stata una partita molto combattuta, risultato molto stretto. Loro hanno segnato all'inizio nel primo drive, fortunatamente non hanno trasformato, siamo riusciti a segnare poi noi col nostro attacco cambiando un po' di cose perché purtroppo abbiamo tre assenti in attacco nelle posizioni chiave, giocatore di destrezza, questo ci ha penalizzato molto, nonostante ciò siamo riusciti a segnare trasformando il calcio per il 7-6. Dopodiché ha regnato un sostanziale equilibrio e un nostro errore su un fumble offensivo gli ha consentito di recuperare la palla e ritornarla in touchdown. Questo è quanto, abbiamo ancora la possibilità di andare playoff battendo Perugia nel prossimo incontro, speriamo di riuscirci. È stata una partita molto dura e anche oggi abbiamo subito qualche infortunio che ci ha condizionato un po'. Abbiamo commesso un paio di errori decisivi alla fine del risultato, un ragazzo è scivolato sul primo touchdown loro e un'incomprensione tra quarterback e running back nel secondo ci sono costati appunto il secondo touchdown. Però nel complesso devo dire che la difesa si è comportata benissimo come sempre, l'attacco ha avuto un po' di problemi anche dovuti a molti infortuni che abbiamo, sappiamo tutti che il nostro giocatore di punta, Gerardo Frazzetto, è out per tutta la stagione. E questo ci condiziona molto, però comunque mi sono divertito, ho giocato contro una squadra bellissima di giovani, giovani vogliosi di giocare e gli Angels hanno comunque fatto vedere che anche loro hanno voglia di giocare. Spero ovviamente nella prossima partita di riuscire a vincere e così accedere ai playoff. Grazie a tutti. Abbiamo giocato una counter, uno schema che proviamo e riproviamo in allenamento. Io purtroppo gioco running back su necessità, sono nato running back, ma gioco quando me lo richiedono, nasco come diciamo linebacker. E su quella counter ricordavo di dover passare da un'altra parte, quindi davanti al quarterback piuttosto che dietro, ci siamo impattati, c'è stato un fumble, bella ricoperta e riportata dal 24 di Roma. Purtroppo, ragazzi, gli errori succedono e tira il culo quando succedono a me, quando succedono a noi poi, e a ognuno dei giocatori di football, credo. Prossima partita, abbiamo aspettative alte. La prossima partita giochiamo per i nostri playoff, quindi oltretutto in casa con Perugia, quindi dobbiamo portarla a casa. Cerchiamo di portarla a casa e la porteremo a casa. Ma innanzitutto vorrei fare i complimenti ai Ducks perché hanno giocato una bella partita, ci hanno creduto fino in fondo, è stata una battaglia per entrambi e quindi onore e merito a loro che alla fine sono riusciti a portarsela a casa. Noi tanti errori, tanti sbagli, quindi abbiamo avuto la possibilità di, anche noi, la nostra chance di poter vincere questa partita, non siamo riusciti col nostro attacco magari a essere incisivi o comunque a tenere palla quando dovevamo. La difesa, secondo me, si è comportata sempre abbastanza bene, però come si sa il football è un gioco di squadra e quindi ci è mancato qualcosa e perdiamo purtroppo insieme, giustamente come una squadra. E oggi finalmente abbiamo vinto la prima partita contro gli Angels, una partita molto combattuta dove la difesa ha fatto la differenza e adesso dovremmo vincere con Perugia per cercare di raggiungere i playoff e cercheremo di mettercela tutta avanti così. Ciao a tutti, sono Fabrizio Cupellini, sono direttore sportivo della Lazio Football. Voglio ringraziare gli amici di Pesaro per un'altra grande partita, è stata veramente anche questa molto emozionante. E da parte della Lazio Football abbiamo cominciato bene, poi ci siamo un po', diciamo, persi, grazie anche all'ottima difesa degli Angels.
L'attacco non è riuscito poi a ingranare dopo un primo drive a frutto. Poi fortunatamente la difesa dei nostri giovani è riuscita a trovare il bandolo della matassa e grazie a un fumble riportato ha chiuso il risultato. Grandissima partita da parte di tutti i nostri, siamo contentissimi per l'esperienza che stanno facendo e grazie anche agli amici degli Angels perché ovviamente hanno giocato una grande partita. Ciao a tutti di Angels TV, questa volta abbiamo vinto noi, è stata una bellissima partita e adesso voi sarete artefici del vostro futuro perché comunque se doveste vincere contro la partita di ritorno contro Perugia ovviamente vi qualificherete voi per i playoff, però noi volevamo dare il 100%, abbiamo dato il 100% e ringraziando Dio siamo riusciti a vincere. È finita qui a Roma una partita molto strana e complimenti ai Fighting Ducks che hanno vinto 14-7. Un risultato che in questo momento penalizza la formazione marchigiana, i Ranocchi Angels, ad acquisire i playoff. Ora tre settimane che vedranno il giocare degli Angels Pesaro contro i Grifoni di Perugia. Il 13 di giugno si saprà la verità, se gli Angels Pesaro vinceranno allora si sarà playoff, se no si chiuderà la stagione. Speriamo che questo potrà accadere in maniera positiva e speriamo che queste tre settimane per gli Angels Pesaro portino consiglio.